Fondazione Enrico Mattei è tra gli entusiasti, promotori di questo concorso, perché fin dal 2013 si è occupata del tema della sharing economy, cercando di mettere a fattor comune le riflessioni e le esperienze che in Italia si stavano sviluppando su questo tema. Oggi questo concorso ci permette di vedere una serie di progetti molto concreti in ambito profit e non profit che speriamo disegneranno nei prossimi anni il futuro della sharing economy nel nostro paese. La Fondazione Italiana Accenture ha deciso di coideare insieme agli altri partner questo progetto perché contiene veramente tutti gli elementi essenziali su cui come fondazione noi ci impegniamo e lavoriamo, quindi i giovani, l'occupazione, la formazione e l'innovazione sociale per il non profit. I premi che andiamo oggi a distribuire saranno a supporto dei giovani più meritevoli e delle idee più convincenti che ci impegniamo a sostenere anche in futuro con altre forme e che costituiranno sempre uno dei punti focali del nostro impegno a supporto sia degli alunni che di tutti coloro che vivranno gli stessi valori della nostra associazione. B-Ventures mette a disposizione dell'iniziativa l'incubazione con appunto i mentor di Buongiorno per le due startup vincitrici, quindi appunto lavorare con appunto il mondo di Accenture su cose di questo tipo è stato interessante e stimolante. La partecipazione a questi due giorni di workshop per noi è stata fondamentale perché ci ha dato degli strumenti necessari, fondamentali per la prosecuzione poi del progetto. Adesso speriamo di non deludere le aspettative e quindi ci mettiamo da subito al lavoro, già da domani, per sviluppare questa piattaforma sperando di avere degli impatti positivi sulla cultura italiana e sui piccoli musei in particolare. L'esperienza di partecipare al concorso Share in Action per una giovane startup come la nostra è stata un'esperienza fondamentale. Quello che ci aspettiamo da questo premio, viste anche le importanti partnership, è di poter dare nuova linfa al nostro progetto e di poter giungere ad avere una copertura di tutto il territorio italiano con la nostra piattaforma.